Paola Cacciante, testimone d'accusa, domanda: quali sono gli elementi probatori che secondo lei dimostrano le colpe di Coco Chanel? Beh, intanto una serie di documenti che si possono rintracciare, che sono in Francia, che sono in Inghilterra, che sono in Germania. E poi una infinità di testimonianze dell'epoca, di questo circolo che Coco frequentava e in cui lei esprimeva le sue opinioni. Opinioni che andavano dal definire, per esempio, ebrei tutti i politici che la pensassero in maniera appena un po' liberale, di dire nel 41-42, quando cominciano le deportazioni dei nazisti dalla Francia verso i campi di concentramento, la Francia si è meritata tutto questo. E quindi, insomma, di poi le sue numerose amicizie e infine la documentazione della sua adesione al servizio segreto nazista. C'è una cosa che mi colpisce molto: Coco Chanel nasce nel 1883, Rosa Genoni, che è un grande nome italiano, nel 1867 è invece un nome che si è contraddistinta per essere sì una stilista, ma contemporaneamente una grande democratica. Una grande democratica e un antifascista. Una socialista, certo. Diciamo che di conseguenza possiamo distinguere dentro il mondo della moda tra chi ha preso una posizione più liberale, democratica, e chi invece ha avuto meno coraggio, al di là delle difficoltà che generalmente una donna ha quando decide di intraprendere una strada che è stata battuta prima o più facilmente dagli uomini, per cui fare l'imprenditrice all'inizio del Novecento non deve essere stata una cosa semplice. L'ha detto lei, sono storie diverse. La Genoni non è un'imprenditrice, quindi non gli si può chiedere, non gli si può pretendere da Coco Chanel lo stesso atteggiamento che poteva avere un personaggio importante, creativo, colto, ma che viveva più nella società che non nell'industria. Coco Chanel è una vera capitana di industria, è una donna dotata giustamente necessariamente di un grande cinismo ed è comunque di una doppiezza, questa sì, colpevole.